Tiger, siamo in una nuova serie di Crash Bandicoot, l'ira di Cortex, un primo gioco di Crash uscito su PlayStation 2, dato che io e la mia ragazza siamo amanti del gioco di Crash, stiamo cercando di portare un po' di retro gaming anche con altri giochi, anche tutti, cerchiamo di portare tutti i Crash. Se all'inizio del video sentite l'audio della mia voce bassa è perché devo abbassare il volume una volta che entriamo proprio nell'area del gioco. Non vi preoccupate, dopo sentirete forte e chiaro. Anche la mia ragazza gioca dal suo computer e quindi è qua in party con me. Parla. Ciao a tutti. Un attimo che ti alzo. Vuoi parlare? Parla? E non parla. Mi sentite? Sì, a posto. La partita, Tiger, fatto, abbiamo messo Tiger come nome e abbiamo fatto una nuova partita. Tu hai fatto? Sì, a posto, ci sono già, dobbiamo solo iniziare il livello 1. Ok, vediamo un po' la storia. Deficienti, stupidi, incapaci. Possibile che non ne facciate mai una giusta? A quanto vedo, il tuo curriculum di criminale è patetico. Uka uka, non è colpa nostra. È tutta colpa di quel disgraziato di Bandicoot. Non permetterò a nessuno di ostacolare il cammino del male, e meno che mai a uno stupido marsupiale arancione. Crash deve essere eliminato. Oka Oka, è spiacente di ricordartelo, ma Crash trova sempre il modo per sconfiggerci. Forse è davvero troppo in gamba per noi. Basta con le scuse! Voi cinque idioti farete meglio ad escogitare un buon piano! Altrimenti... Perché mi caccio sempre in queste situazioni? Pur essere qualcosa che possiamo fare. Di un po', dottore, sbaglio o stavi trafficando con una nuova arma segreta nel tuo laboratorio? Non so di cosa parli, Annetrofi. Dottor Cortex, penso che si riferisca all'arma super segreta alla quale hai lavorato giorno e notte da quando Crash ti ha sconfitto. L'arma che dice... Basta con queste discussioni! Abbiamo un piano! Grazie ai miei sforzi sono riuscito a creare una super arma geneticamente avanzata di incredibile potenza. Ma mi manca un elemento essenziale, una fonte di energia. Elementi! Sì! Gli elementali! Giusto! Gli elementali! Proprio quello che ci vuole! Scatenando la loro energia distruttrice si creerebbe sufficiente energia per alimentare la mia arma segreta. Avremo un'arma in grado di distruggere montagne e demolire intere città! E cancellare per sempre Crash Bandicoot dalla faccia della Terra! Preparati ad affrontare la mia ira, Crash Bandicoot! Vai, Crash! Sì, Crash, stai andando alla grande! Cosa succede? No! Non può essere! Oh no! Cosa sta succedendo? Oh no! Crash! Sta attento! State tutti bene? A quanto pare il mio malvagio gemello Uka Uka si è rimesso a combinare guai. Devo scoprire cosa sta progettando. Ci vediamo più tardi.
Ah, salve mio fragile fratellino! Sei riuscito a catturare la mia attenzione, Uka Uka. Che razza di piano diabolico state architettando tu e il dottor Cortex questa volta? Nessun piano, è solo una piccola riunione tra vecchi amici. No, gli elementali no! Perché li hai liberati, Uka Uka? Non ti ricordi cos'è successo l'ultima volta? Quisquilie, qualche terremoto, un po' di inondazioni e qualche piccola graziosa era glaciale un paio di secoli fa. Ti preoccupi troppo, fratellino. Non sei in grado di controllarli, Uka Uka. Sono troppo pericolosi. Potrebbe significare la rovina per noi tutti. Al contrario, Aku Aku. Questa sarà la rovina per te, quel prezioso pianetuccolo che ti sta tanto a cuore. Distruggelo! Non la farai franca. Chi ci fermerà? Dobbiamo sbrigarci. Coco, è proprio come temevo. Per il dottor Cortex hanno liberato un gruppo di maschere chiamate elementali, dotate di un tremendo potere di distruzione. Dobbiamo fermarli prima che distruggano la Terra e tutti i suoi abitanti. L'unico modo per porre freno alla furia devastatrice degli elementali è imprigionarli utilizzando gli antichi cristalli. Servono 5 cristalli per ibernare ciascun elementale. Dobbiamo sbrigarci. Coco, a che punto è il tuo nuovo portale di teletrasporto? È quasi finito. Qualche piccolo ritocco qua e là e saremo pronti a partire. Ben fatto, Coco. Questa è l'occasione ideale per... Vabbè, ci sei? Sì, mi senti? Ho saltato la... Vabbè, ma praticamente... la storia di questo Crash sempre è molto... Crash Bandicoot, la mia vecchia nemesi. Come stai? Ancora lì a raccogliere cristalli? Le vecchie abitudini sono dure a morire. Io mi occupo di qualcosa di molto più appassionante. Ti presento Crunch, la mia ultima creazione. Sarebbe questa la creatura che continua ad intralciare i tuoi piani? Ah, stai scherzando! Annienterò questo mollusco in men che non si dica. Sii paziente, Crun. Allora, praticamente la storia di questo Crash sembra... dimmi pure tu se per te è vera questa cosa. Sembra molto uguale a quella di Crash Bandicoot 4, perché praticamente ci sono le maschere elementali che praticamente l'hanno riunite, il fratello malvagio di Aku Aku, e vuole, grazie alla tecnologia nuova, questa arma segreta che ha creato Cortex, vuole distruggere i pianeti e anche Crash. Vediamo se anche in questa avventura Crash riuscirà a sconfiggere tutti, perché alla fine non muore mai nessuno, a sconfiggere tutti e a salvare di nuovo il pianeta. Giusto? Sì, sono d'accordo. Il volume sonoro lo mettiamo a basso. La musica la mettiamo al minimo. Fatto, riprendi. Ok, così sentiamo benissimo il gioco. Mi fa salvare, non come cazzo devo fare a salvare? Ma cos'è che c'è? Sto gioco c'ha un po' di bug quando riguarda praticamente il portale del salvataggio, perché se tu noti io vado davanti allo schermo per salvare, non mi fa salvare. Devi cliccare con il mouse. No, basta che ci stai davanti per qualche secondo e ti si apre. Okay. Io di solito vado con il mouse, cioè sarà con il mouse. Salva partita, sovrascriviamo questo perché l'abbiamo fatto ieri per provare il gioco. Se va bene, tu mi puoi confermare che andava bene, giusto? Sì, assolutamente. Ok, incominciamo. La prima isola è la più semplice, però nasconde il livello del boss... Perché praticamente Cortex ha creato questo nuovo Crash, che si chiama Crunch, che è un Crash cattivo. Ed è il primo boss dei primi livelli, che devo dire è molto tosto, perché noi siamo arrivati fin qua, l'abbiamo un attimo provato il gioco, e devo dire che già il primo boss è molto tosto. Se diventa ancora più forte, il livello si alza ancora di più, ci dobbiamo un po' preoccupare, perché i livelli non sono tanto difficili, ma i boss sembrano difficili. Ok, iniziamo. Quale vogliamo fare? Li facciamo in ordine alfabetico o li facciamo... No, andiamo in ordine con... c'è numeri. Ok, andiamo dal primo.
Sei entro? Sì, sono rientrato. Cosa stai guardando, testa pelosa? Io sono Rocco, l'elementale della terra. La prima maschera che si chiama Rocco già dice tutto di questo gioco. Caricamento in corso. Ok, siamo nel primo livello. Sai che la musica va aumenta un po'. Sente poco. Ok, ho messo un po' il volume della musica, perché la musica si deve troppo bassa. C'è un po' la musica che si deve sentire. Io non la sento. Ma tutti c'è un po'. Primo checkpoint. Anch'io. 5 vite. Dai, primi livelli sono facili, facciamoli subito. Vi faremo 3 livelli a video, eh? Per la mia ragazza gli va bene questa cosa? Sì. Ti giuro che gli prende tutte le tasse. Ok. Così magari prendiamo la gemmina. Tipo così rompiamo le casse con la panciata. Ok, molte persone hanno criticato questo gioco perché dicono tipo sempre i personaggi sembrano gommosi, sembrano quelli veri, originali, i comandi sono tutti strani, però secondo me, a parte che l'hanno voluto fare un po' diverso, però secondo me il gioco è quello, alla fine, che cambia granché. Secondo me non bisogna criticare il lavoro delle persone che ci hanno speso soldi e ci hanno messo, non dico tanto amore a fare questo gioco, però impegno. Un po' di impegno ci vuole, non penso che uno sa fare un gioco del genere così. Che dici? Che ne pensi? Che voto gli dai da 1 a 10? Però ovviamente guardando anche gli altri Crash, come sono gli altri Crash. A me piace, per esempio, cioè nel senso... Non daresti a confronto di altri Crash? 7-8. Ma io 7-8 no, però un 7 pieno, dai. Sì, esatto. Nel senso che né 10 né 2. A me piace, ovviamente uno ha i propri gusti. A noi piace questo gioco e lo portiamo volentieri, perché se non ci piaceva non lo portavamo. A me piace, sembra fatto proprio. Ok, ho preso un altro checkpoint. È un po' bagatino che non ha fatto la maschera di Aku. Ma perché le casse girano. Bonus. Beh, io sono là. Poi devo dire la verità, a me questa versione di Crash così mi piace molto come è fatto. Cioè è proprio bello, io dico proprio il personaggio di Crash, non è simpatico. Diciamo che sai cosa, non sono neanche tanto difficilissimi livelli in confronto. Sì, diciamo che Crash ha la porta di tutto, secondo me i boss sono difficili, ma il primo boss non è tanto facile. Ora, poi vedremo andando avanti su questa serie. Secondo me più vanno avanti più... Vediamo. Vabbè, se sono stati i boss difficili, dai, ci sta alla fine. Vabbè, sono i boss normali. Se si chiama boss, il bonus. Diciamo, sì. Ok, il bonus l'ho finito, tutto quanto? Io l'ho finito. Si cresce che sta morendo di freddo. È sul ghiaccio, sulla neve. Voglio provare il livello quello col teschio, che a me me l'ha sbloccato. Sì? Basta non muori fino a là, per tutto il livello te lo sblocco. Però è difficile, non lo so fare. Lo provo a fare. Vale. Io vado avanti, quindi.
Ho preso la gemma. Qua ci vuole un po' di... qua è un po' difficile. Infatti io non la provo proprio. Non cazzo sta a prendere quelle, non ho capito. Vabbè, qua adesso muoio. Mi interessava la gemma, ma... Non ci mettiamo a fare... a cercare di fare, di provare tante cose, perché sennò poi i video diventano... lunghissimi. Cioè quando andiamo di quello che abbiamo fatto. Poi dà molte più mele rispetto agli altri Crash, non so se ne sei accorto. Sì. Ci sono molte più casse pure che ti dà la possibilità delle mele. Io ho finito il livello. Ho preso anche la gemma. Io ho preso anche la gemma. Ha preso la gemma? È perché ho rotto tutte le casse. Ah, te la dà lo stesso? Certo che te la dà, saranno tutte le casse. È perché io ho fatto... Ho preso una gemma e un cristallo, però l'ho presa nell'altro livello. E si vede che non ha rotto tutte le casse. Forse non c'era bisogno di rompere, perché pensavo che anche in quel livello bonus dovevo romperle. È certo che la devi rompere in quel livello bonus. No, nel livello bonus, quel livello dove io ho preso l'altra gemma. E forse non c'era bisogno, però... perché c'erano delle casse che non ho rotto, quindi può darsi che... Ma alla fine l'hai fatto quel punto esclamativo? Sì. Perché se non fai quello? No, si vede, perché io praticamente per uscire dal livello, da quell'altro livello sono dovuto morire. E quindi mi sa che mi ha fatto le carte. Questo livello è molto simile a quello di Crash 3. Ma com'è che si parava qua? Non è proprio il mio preferito, no? Ma a me piace che è facile, lo distruggo alle palle. Sì, è facile, però mi rompo. Già due nel rosso. Diciamo che in questo campo di Crash i veicoli sono molto, molto amati da quelli che l'hanno creato. Perché ci sono tanti, e qua dico tanti veicoli. Mancano due. Che poi se tu rompi tutti i palloncini ti dà pure la gemma. Ti dà pure la gemma. Non è un po' complicato così. Devi pensare ora. Ci voglio provare, lo sai? Non fa forma. Quella cosa brutta che devi avvicinarti un po' per prendere la roba, cioè non te la prendi tutta. È figlio di puttana questo. Io ho preso quasi tutti i palloncini, però non c'è più palloncini. Qualcuno lo sto sparando, però è l'unico che mi colpisco. Aia. Vedi un po' dell'energia. Ok, gemma, cristallo preso. Pure io. Li ho messi tutti. Ok, anche gemma e cristallo ho fatto io. E anche a questo livello gemma e cristallo sono fuori. A posto. Andiamo al 3? Pure io. No, adesso andiamo al 3, ho detto. Ah, ok, avevo capito, siamo al 3. Io mo sto entrando. Ehi, Bandicoot, cerchi rogne? Fatti sotto, codardo. Ehi, Bandicoot, cerchi rogne? Fatti sotto, ma va a cacare. Ricordi di salvare sempre. A ogni livello devo salvare? No. Quando finiamo il video, quando ogni volta che finiamo un video... Ragazzi, questo è l'ultimo video di l'ultimo livello per questo episodio, perché c'è stato anche il filmato iniziale che era abbastanza lungo. E poi poi al prossimo episodio vi regaleremo gli ultimi due livelli più il boss. Yes. Così noi nel frattempo salviamo pure. Adesso concentriamoci, cerchiamo di prendere tutte le casse e vincere.
Vedi, praticamente qua i veicoli, tipo c'è la palla, c'è la funivia, no la funivia, come si chiama quella nella caverna? Con la macchinina, là. Ci sono le macchinine, ci sono le jeep, ci sono gli aerei, l'elicotterino, il jetpack. Il broio che ti impiego. Cioè ci sono tante. Secondo me i veicoli hanno messo troppi veicoli, però secondo me è bello perché varia, cambia un po' il gioco per non farlo sempre troppo uguale. Vabbè, come quando negli altri ti dava la perché io penso che Crash 1, Crash 2 e Crash 3 erano veramente troppo uguali tra loro. È come sapevano... quando negli altri. Ma hai visto che tipo in certi livelli non sapevano che cazzo mettere. Però ti mettevano tipo in ogni piano ti mettevano il livello quello là che tipo c'era la palla. L'orso polare. Quello dovevi correre con l'orso, tutte quelle cazzo là. Che era molto più difficile rispetto a questo. Sì. Siamo da checkpoint. Tiriamo per tutte le casse per fortuna. Ma alcune mele non le sto prendendo, però le mele non mi interessano. Sono le casse. Ho 16 vite. Quello che la puoi rallentare nella muovendo l'analogico nella direzione opposta e questo ti dà un buon vantaggio perché ti permette di prendere tutte le carte con calma se vai piano. Ora qua ci sono due strade, se andiamo a sinistra prendiamo la gemma. Però il cristallo mi sa che è a destra. No, e poi bisogna tornare indietro e prendere la strada di destra e prendere il cristallo e continuare. Io mo sono andato a destra. No, ma a sinistra non puoi andare più a sinistra, cioè se tu vai a sinistra, qua ci sono delle vite. Cioè praticamente tu non puoi se tu vai a sinistra a prendere il cristallo, dopo non puoi. C'è la gemma, non puoi continuare da sinistra, devi tornare indietro perché poi la strada è chiusa. Lo so, ma io sono andato direttamente a destra perché non lo sapevo. Ok, 19 vite. Stiamo facendo proprio. Questo è un buon livello per fare vite, quindi vi consiglio di farlo più volte che vi darà tante vite. Ovviamente muovendo la palla velocemente cercando di prendere le casse. Qua basta che io lascio l'analogico, se ne va da sola. Nelle salite se non prendete la rincorsa, ma qua è un buon livello questo. Noi adesso sappiamo tutti i segreti dei primi livelli perché li abbiamo già giocati, però dalle prossime isole in poi non sappiamo un cazzo, quindi se non vi diciamo tutto, manchiamo delle cose, non rompete. O non vi arrabbiate. Che giustamente non lo conosciamo, lo stiamo giocando la prima volta insieme, mai giocato su PlayStation 2. Giusto? Sì. Io non parlo lei, per lei di poche parole. Cristallo preso. Devo concentrare. Sono aperto, poverino. Ma se vado di là cosa cazzo c'è? Aspetta. Io sono dopo il cristallo, ho preso con la piattaforma che sopra. No, lo devi prendere dopo, perché sennò manchi delle casse. Devi fare il giro. Non ho preso. Ah, ok. Ah, pure io sono là. Sono sul ponte. Poi devi andare per forza là sopra, sennò cade. Questo livello fa venire un po' mal di testa. Infatti ne so qualcosa. Ok, ho preso due cristalli, cioè un cristallo e due gemme. E ho finito il livello. Perché due cristalli? Perché... No, due gemme e un cristallo. Perché... Una gemma si trova andando dalla parte di sinistra dove... No, poi ho detto due cristalli e mi stavo preoccupando. No, mi sono confuso. Vedi? Aspetta, un po' facendo da livello. Vabbè, non me l'ha fatto vedere l'altro, però ho capito. Alla fine basta solo quella, allora. Ovviamente qua ci sono anche le reliquie, come i vecchi Crash, che potete fare le gare a tempo. Però non le facciamo perché questo non mi sembra il gioco adatto per fare le cose a tempo. Infatti sì. Non è il Crash delle macchine. Ok. Diamo una salvata. Bene. E ci salutiamo. Si basta stare fermi, non lo sapevo questo. Salvata 5. Partita salvata. Esci. Ok. Per il primo episodio è tutto. Se vi piace questo gioco, mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e tutto il resto. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti da Tiger. Ciao a tutti.